Con nuove normative anti-Covid per alcune funzioni religiose, anche a Lauria in chiesa madre San Nicola di Bari si rinnova il momento liturgico della Candelora. Oggi, 40 giorni dopo il Natale, è la festa della presentazione del Signore al Tempio, che celebra l'incontro luminoso tra Gesù e l'umanità che lo attende. Nel riconoscimento del Messia da parte di Simeone e Anna, la conferma della luce che vince le tenebre. Da qui la benedizione delle candele e la liturgia di questo giorno ricorda proprio le parole con cui Simeone indica il Messia, luce per illuminare le nazioni. L'Evangelista Luca definisce Simeone un uomo giusto e pio. L'uomo giusto, noi sappiamo dalla Sacra Scrittura, che è colui che osserva la legge di Dio. Lui ha chiesto nella sua vita una grazia, di poter vedere il Messia. E Dio lo ha accolto. Per cui, quando tra le braccia prende questo bambino, illuminato dallo Spirito Santo, tutto contento dice: adesso posso anche morire in pace, perché i miei occhi hanno visto la salvezza, la luce che illuminerà tutti noi. Simeone e Anna, anziani e stanchi, abbracciando il bambino Gesù, vivono una forza nuova, una nuova luce, e i ceri accesi sono il segno della bellezza e del valore della vita, la speranza di un nuovo domani. Io sono la luce del mondo, per cui il riportare la candela a casa deve significare che io devo illuminare coloro che stanno in casa con la luce di Cristo, cioè io devo parlare di Cristo. Molte anche le tradizioni pagane e i detti popolari che si rincorrono intorno a questo giorno. Tra i tanti, uno dei più famosi è: se c'è sole a Candelora, d'averno simo fora, ma se chiove e tira vinto, nell'inverno simo inda. Un modo per augurare l'uscita dal freddo e dal buio, per passare ad una stagione di luce, con l'arrivo della primavera. Noi oggi le candele non le apprezziamo molto, perché abbiamo tutti quanti a casa le torce elettriche. Anticamente queste candele si portavano a casa, si conservavano. E quando non c'era la luce, o veniva a mancare la luce, era di una grande utilità. Per la comunità di Lauria la benedizione delle candele si lega anche molto al Beato Lentini. Infatti nel giorno 24 febbraio, quando il sacerdote passò miglior vita, tra le mani aveva proprio una candela, che si spense quando esalò l'ultimo respiro. A ricordare questo passaggio tra la vita terrena e quella eterna, in molte finestre del circondario vengono esposti tutta la notte lumini e candele. Ma nello stesso tempo non dimentichiamo che la luce vera non sono le candele. La luce vera è una persona, è Cristo. Per cui il nostro cammino è quello di andare incontro al Cristo, luce che deve illuminare la nostra esistenza.